trovati. Vediamo un po' oggi chi chiamiamo. Allora, vediamo un attimo l'agenda. Vediamo, potrei chiamare Guido Ruffa, attore, no? Vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. Pronto? Pronto Guido? Sì, Guido? pronto? Mi Pronto? senti? Sì, ti Ciao, sento benissimo. Ciao Guido, buongiorno. Mi Ciao, vedi? Siamo ciao. qua belli. Ah, ma guarda Ti che vedo, ti vedo. ti trovo benissimo. Come stai? Tutto bene? Tutto bene. Tutto Ma a posto? guarda, Bah. tutto a posto, a parte il momento storico in cui ci troviamo, però sì, è tutto a Sì, posto, va tutto bene, tutto benissimo. è tutto benissimo. Benissimo. Allora, cosa succede? Che praticamente io, sinceramente, come chiedo a tutti, dove sei finito? Nel senso buono del termine, dove sei collocato? Dove ti sei rintanato in questi periodi? Fammi sapere. In Vedo questo alla periodo, luce. esatto, poca perché tra un po' ricomincia a piovere, comunque io sono a Torino. Torino, Torino. vabbè, bene, allora, Torino. sei in Piemonte, quindi non sei scappato al sud o hai fatto cose strane con l'acodutismo per fuggire a questo corona. Sei a casa, Sono a casa. ti sei fatto un po' di scorta nel frigo, sei tranquillo? Sì, ho fatto sì, scorta nel frigo. Ammetto che però ogni tanto faccio una capatina perché devo andare a comprare qualcosa che serve e poi non solo a me, ma anche altro. Poi, ma lascia stare, un'altra storia questa. Un'altra storia, no, lo immagino. Quello che mi chiedevo appunto che cosa è successo, nel senso che, vabbè, a parte che diciamo che noi ci vediamo, non ci vediamo solo bene. Quando ci vediamo siamo sempre in luoghi molto, diciamo, molto intimi, cioè allora, o noi ci vediamo o nei corridoi, come l'ultima L'ultima volta ci siamo visti, dove ci siamo visti l'ultima volta? A Milano, volta è era vero? a Milano al Teatro Nuovo. Io Bravo. ho girato dal palco e ho visto una persona disperata seduta tra le file lì del teatro. Ti ho guardato e ho detto: Livio, ma cosa ci fai qua? E tu Io in eri quel momento stavo telefonando alla mia mamma che non mi vedeva da mesi e mi stava dicendo: ma sei a posto, sei con brave persone. E io a quel punto sono con Guido, perché io e te in effetti ci conosciamo veramente da molti anni, Beh, sì, diciamo che da è tantissimo tempo. da quanto? Fai un calcolo, così sveli un po' anche la tua età, perché io ho la barba bianca, ma cioè, tu sei giovane e pimpante, com'è? Sono giovane e Facciamo pimpante. 30 Io anni? direi 30. Facciamo così. Allora, 30 anni fa eravamo due giovani promesse della disperazione, appunto, e praticamente, esatto, mentre adesso ci incontriamo nei corridoi dei teatri, uno con una produzione e l'altro con l'altra, in effetti, quello che volevo appunto raccontare è che noi ci siamo frequentati tantissimo perché lavoravamo molto insieme, e lavoravamo ovviamente molto spesso per le stesse produzioni, e poi a un certo punto ci siamo separati, cioè a un certo punto le nostre vite si sono separate. A un certo punto succede che in un camerino di Via Verdi, della Rai, no, è vero, di Via Verdi, ci siamo praticamente ritrovati, tu su una poltrona al trucco. È E vero. io lì che cercavo di farti, va bene, di farti Però non... un'operazione con Sì, ma non mi dell'apice, non ricordo. dico che non so Esatto, sì. cosa. Mi hai creato
delle protesi apposta. Esatto. Ma detto questo, esatto, io non mi ricordo, l'unica cosa che non mi ricordo è perché io non sapevo che eri tu che dovevi farle quelle cose, ma io non so se tu sapevi che ero io che dovevo poi infilarmi quelle robe. No, allora, premetto, io non sapevo fossi tu e tu non sapevi che gli effetti speciali ci fossi io. E quindi comporta che ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma scusa, ma Guido, che cosa ci fai? E tu avrai detto, ma Livio, che cosa ci fai? È andata un po', è andata un po' così. Esatto. E ci siamo ritrovati in Via Verdi dentro a un calderone abbastanza... diciamo grande, perché in effetti era allora una trasmissione sperimentale, che poi vabbè avremo modo di chiacchierarne, però in pratica da sperimentale è diventata una cosa ben importante. Ma tu arrivavi da esperienze enormi, perché quando io ti ho perso, mentre io continuavo a ruzzolare dentro a magazzini materiali piuttosto con robe strane, chimiche soprattutto, da scenografo, tu invece stavi calcando dei palchi pazzeschi con figure attoriali di peso, perché ricordami con chi hai lavorato, perché non vorrei che così ricordassi questa cosa. Certo, no, in ordine di apparizione nella mia vita teatrale, e devo dire con scherzi anche del destino, perché con alcuni di loro io avevo fatto delle scuole di teatro e poi ci siamo ritrovati, ma il primo è stato il grandissimo regista Ugo Gregoretti, con cui io ho fatto Il divorzio di Alfieri, e in scena c'era anche lui, una persona squisita, di una simpatia incredibile. Il problema è che con lui negli anni '80 io feci una delle prime trasmissioni in Rai, che era l'Oscar dei campioni, dove lui faceva il regista esclusivamente e noi eravamo dei personaggi teatrali abbinati a dei campioni sportivi, e io mi ricordo che ero abbinato agli Abbagnale, e gli Abbagnale, i campioni di canoa e quant'altro. Io mi ricordo soltanto che, salutando uno dei due fratelli a Bagnale, mi diede la mano che più o meno era grande quanto tutta la mia faccia, che se mi avesse dato una sberla ero ancora lì che giravo. Simpaticissimi, è stato bellissimo. Questo è il primo. Poi, un grande che per gli attori di una certa età, come sono io, è sempre stato un punto di riferimento, Arnoldo Foà. Io mi sono trovato a lavorare con Arnoldo Foà, che voglio dire, una voce inconfondibile, una proprio taratura di attore di primo ordine, è incredibile. E dopodiché, un grande maestro che ti ha sicuramente insegnato tantissime cose, quindi diciamo che una grande opportunità. E poi vabbè, è soltanto l'inizio, perché poi tu ti sei destreggiato tra cinema, teatro, cioè prima di arrivare magari alla televisione hai fatto tanta gavetta, è vero? Sì, ho fatto tantissimo teatro, qua a Torino, per chi è nell'ambito piemontese, Mesturino, che è il proprietario del Teatro Erba, del Gioiello, eccetera, mi chiamò per fare uno spettacolo, e questo spettacolo inaugurava il Teatro Gioiello, ed era il 1999. E io avevo un contratto con Mesturino di 3 mesi, dovevamo fare novembre, dicembre, gennaio. Quello spettacolo è andato avanti praticamente un anno, ma un anno ininterrotto. E di lì ho avuto modo di conoscere altre persone. Difatti, scherzo del destino, mentre facevo questi spettacoli al Teatro Gioiello, venni chiamato da un certo Lindsay Kemp, che non so... Una figura che purtroppo è mancata l'altro anno, forse. È mancata notizia... 2 anni fa. Due anni fa. Mi sembra. Allora, forse Kemp, che è stato un po' una figura
fondante per tutto il mondo degli anni 70, perché comunque abbiamo no. Guarda, io l'ultima cosa che ho fatto con Camp l'ho fatta per una produzione siciliana che si chiamava L'Uccello di Fuoco, e lui appariva con questi costumi, ma era una cosa molto recente, una cosa di 5-6 anni fa, Anni fa, sì. non di più. E ricordo che anch'io avevo partecipato a uno stage alla Fenice a Venezia, appunto, dove lui insegnava a ringraziare i termosifoni, ed era una cosa molto carina, perché diceva che praticamente un attore davanti al suo pubblico, che lui abbia una persona o 100, deve comunque avere lo stesso amore nel ringraziare. Così ci metteva davanti ai termosifoni e ringraziavamo i termosifoni, ed era una cosa molto carina e che così mi divertiva, È lo ricordo molto. vero, no, è vero, anzi, ti dirò di più. La cosa che quando abbiamo iniziato a fare le prove dello spettacolo, noi non abbiamo iniziato le prove dello spettacolo, noi abbiamo iniziato le prove dei saluti. Noi prima abbiamo salutato il pubblico e ringraziato come se avessimo fatto lo spettacolo. Dopodiché abbiamo iniziato a fare lo spettacolo, a provarlo. È stato, no, comunque una grande persona che, cioè, voglio dire, è stato maestro anche di personcine abbastanza importanti, vorrei ricordare, nell'ambito della Ricordiamo, musica. Ma dillo tu che io non noto, dillo tu. era il coreografo diciamo, del grande Duca Bianco, o sbaglio? È vero? Esattamente, di David Bowie, esatto, sì. Il grande Bowie, che bene o male, per ispirarsi dal punto di vista scenico, aveva lui come aiuto, e infatti ci sono molte similitudini nell'essere appunto istrionico, come era Certo, Camp. certo. Quello che però in questo momento noi stiamo vivendo è la problematica del fatto che tu a un certo punto stavi lavorando a un progetto e ti hanno telefonato, o cosa ti hanno detto? Com'è avvenuto che ti sei ritrovato praticamente dal giorno alla notte a fermare un lavoro che ti stava travolgendo? Perché quando ci siamo visti eravamo proprio più o meno in un periodo antecedente, era poco tempo fa, era la scorsa stagione. Io stavo correndo con la cena dei cretini in una sala e sentivo ridere dall'altra parte. Dicevo: ma chi è che continua a disturbare questa mia compagnia? Perché io, da direttore di scena, molto arrabbiato con chi disturba. E allora praticamente sentivo quest'altra compagnia a lato, in prova, in sala prove, che si scompisciava dalle risate più che loro. Quelli che andavano dietro le tende a vedere le prove, si piegavano in due a ridere, e dicevo: ma chi è? E poi a un certo punto nel corridoio ti ho visto, appunto, ti ho incrociato e ho capito qual era il mandante di questa così allegria. Ovviamente uno spettacolo, immagino, che so, però ti lascio descrivere cosa stavate lavorando, a cosa stavate lavorando. Stavamo lavorando al Vizietto, Vizietto, spettacolo teatrale ripreso dal film Il Vizietto degli anni 70 con il grande Ugo Tognazzi e gli attori francesi. Sì, ammetto, tu sei stato gentile perché hai detto: ma chi è che disturba le prove della mia compagnia? C'è un altro modo di dire quello che stavamo facendo, ti ringrazio per la tua gentilezza. Devo dire che sono un po' di anni che lavoro. Sia in compagnia o sotto la sua regia con Claudio Insegno, e Ah, devo beh, dire, Claudio. Claudio, che è una grandissima persona, un'umanità, un cuore gigantesco, bravissimo e di una simpatia. E il problema è che quando fai le prove con lui, non riesci mai a fare una prova tranquilla, eccetera, perché ci sono quei momenti in cui uno scatta, gli scatta la risata e vai avanti per 10-15 minuti. Noi eravamo ambedue a Milano in tempi non sospetti, perché era No. giusto poco prima che succedesse tutto questo casino, e io arrivavo da altre tre produzioni dello stesso teatro,
avevo fatto Babbo Natale uno stronzo, che sì, il titolo è proprio quello, sì, non è che il titolo è Babbo Natale è uno stronzo. Uno stronzo, spettacolo teatrale francese irriverente ma molto carino, e poi da quello avevamo iniziato le prove del vizietto. Poi ancora prima Toc Toc, un altro spettacolo teatrale spagnolo con la grande con una grande compagnia, perché eravamo 8 in scena, una roba incredibile, in cui tra cui c'era Sandra Milo, grandissima, ah, grandissima. Bella. E quindi noi eravamo lì tutti, esatto, tutti belli pronti a fare le nostre prove del vizietto, che poi quando voi siete andati via c'è stato il montaggio della nostra scenografia, le prove eccetera, e parte lo spettacolo che classico va benissimo, sempre pieno, risate a non finire, perché poi essendoci in scena anche Claudio, ogni tanto ci beccavamo, allora c'era il braccio di ferro, vediamo chi ride prima fra te e me, diceva Claudio. Alcune volte ho vinto io, ma spesso vince Claudio perché è troppo forte. Tutto questo, a un certo punto ci doveva essere uno stop per un cambio di scena, perché doveva esserci un altro spettacolo, e dovevamo riprenderlo e riprendere lo spettacolo, il vizietto, perché era andato benissimo, e iniziare le prove di un ulteriore spettacolo nuovo. Partiamo da Milano, come ben sai, perché anzi tu mi hai proposto, ti porto a casa io. È vero. No. E poi mi hai detto no, perché no, ti conviene prendere il treno, perché devi aspettare che io smonti tutto, arriveremo tardissimo. E io ho detto, guarda, ti ringrazio, perché io e te facciamo due lavori diversi, cioè praticamente tu fai l'attore e io faccio l'uomo di fatica, quello che praticamente ti butta in scena una volta finito il montaggio, e quindi diventa un problema. Poi una volta che tu sei stanco, in quelle 2 ore hai dato il tutto, aspettare magari fino alle 5 del mattino non è il massimo per così, quindi un treno quella sera lì era sicuramente più sì, adatto a te. No, è vero, vorrei ricordarti Livio, è vero che non è il massimo, ma quante volte abbiamo fatto le 5 del mattino dopo aver fatto gli spettacoli, perché dovevamo smontare e caricare i camion? Diciamo che tutte le volte che ci siamo frequentati, praticamente, perché abbiamo iniziato da compagnie di giro molto, molto spartane, e quindi le ossa ce le siamo fatte appunto per strada. Adesso abbiamo questa bella età di avere il facchinaggio, i tecnici che bene o male sono chiusi per i propri compiti, mentre una volta come era giusto fare, formarsi, era fare tutti i ruoli, quindi iniziavi all'inizio, cioè iniziavi facendo un ruolo e finivi, diciamo che forse non sbigliettavi perché non ti veniva dato la possibilità di usare di avere contatto col denaro, però tutto il resto lo facevi. Ho fatto anche quello. Allora, lo immagino. E tra l'altro scusami, ti lascio continuare, però io rispetto a questo al denaro, io mi ricordo di averti ritrovato un agosto a Diano Marina con agosto tipo Ferragosto, che viaggiavi su una passeggiata in giacca e cravatta con una 24 ore, che mi ricordo stavi andando, non so, a recuperare un incasso, qualcosa del genere, ma io quando ti ho visto in 24 ore, giacca e cravatta, con una 24 ore a Ferragosto sul lungomare di Diano Marina, mi ha fatto capire che eri votato per questo lavoro terribile che è appunto il teatro, lo spettacolo. Lo spettacolo, sì. Sono stati bei momenti, anche brutti volendo, però sono i momenti che ci formativi, quelli che ci hanno reso, a me personalmente, più stupido del normale, e a te invece più attivo, perché ti vedo attivissimo e preparatissimo, e anzi io in questo momento colgo l'occasione per salutare
ma veramente di cuore. Tutti i personaggi tecnici, i direttori di palco, eccetera, tutti, ma proprio tutti, perché io non ho mai trovato una persona che non fosse presente sul lavoro, risolvesse i problemi subito, ti portasse in scena anche a volte con calci dove non batte il sole, perché ti stavi dimenticando che toccava a te entrare e eri fuori a fare il cretino, e quindi ti sentivi prendere e buttare in scena, e ringraziarli, perché sono tutte queste persone, sono gli attori in più che la gente non vede mai, ma che fanno sì che lo spettacolo arrivi alla fine tutto sano e salvo. Grazie. Beh, devo dire che questo ringraziamento lo prendo io come categoria, nel senso che, come scherzavo molto spesso dicendo che io non riesco mai a godermi gli spettacoli davanti, ma sempre di profilo, per il fatto che comunque il fatto di stare dietro le quinte ti fa perdere certe cose. Nello stesso tempo, quando parte l'applauso, è anche un piccolo tuo, così, piccolo, una piccola pillola di quello che è di premio è il tuo lavoro. E quindi diciamo che ti ringrazio per questo pensiero alla categoria dei disperati dietro le quinte. Poi chiaramente ci sono anche disperati davanti alle quinte, e tra l'altro tu a questo punto che sei tu sei parte degli amici che passano le nottate sui treni a leggere i copioni, che vi conosciamo, sappiamo che siete fatti così. Tu tra l'altro sei però oltre a un uomo buono, sei un uomo molto sociale, ami gli animali, hai tutta una serie di diciamo credenziali che vanno oltre all'attore freddo che impara una parte e cerca con un metodo Stanislavski di diventare grasso, magro piuttosto che barbone o altre cose. Cioè tu, come battuta ti direi, uno nasce barbone e rimane barbone. No, scherzo, sto dicendo che praticamente tu hai una capacità umana che è tipica dei grandi, e questo te lo dico invece ringraziando come categoria gli attori che sono comprensivi, che sono disponibili, che sono assolutamente parte della squadra, perché quando tu lavori in gruppo, come è il mio lavoro, da dietro le quinte, se davanti alle quinte ho delle figure che anche banalmente condividono anche così la fatica, o anche semplicemente condividono l'idea della fatica, arrivando puntuali, essendo appunto rispettosi nel lavoro altrui, secondo me è una gran cosa, e tu ne sei un degno rappresentante. Guarda, come ti dicevo, aspetta che volevo solo dire una cosa. Lo sai che io ti ascolterei per delle ore, perché tu sei, tu sei portato per questo mestiere, tu devi, tu veramente devi stare davanti a un microfono e riuscire a parlare con le persone e tirare fuori i loro sentimenti, le loro cose, come dicevi tu prima. Sì, è vero, sono un amante degli animali, adesso poi ti presenterò il mio cane che è qua vicino, ma sta bravo, è meglio non dire il nome, perché sennò inizia a girarsi. Aspetta Livio, quello che volevo dirti era questo: adesso invertiamo i ruoli e ti intervisto io. No, questa sarà un'altra puntata che ti chiamo io e ti intervisto. Facciamo così. Esatto, ti chiamo io perché c'è di Livio non si sa esattamente tutto. E bisogna dire le cose. Allora, mi stavi dicendo? No, ti stavo dicendo che io so che tu raccogli anche animali randagi o comunque allora, l'ultima volta che ti ho sentito, un po' di tempo fa, avevi un cinghiale in giardino, è vero? Allora, sì, è vero, ma non è che l'ho raccolto io. Nel senso che dove abito ho la fortuna di avere
spazi verdi attorno, quindi si sta benissimo. E una mattina, appunto, la mia compagna, medico, che stava per andare via, mi fa: ah, guarda che se esci in giardino fai attenzione perché c'è un cinghiale che gira e potrebbe essere pericoloso. Ora, il cinghiale che girava l'abbiamo visto, chiaramente non l'abbiamo preso, non abbiamo fatto niente, eccetera. Però era circa sui 70 kg, anche abbondanti, bello nero, che mi ha guardato e mi ha fatto: allora, cioè, cosa vuoi? Era lì che stava ruzzolando, eccetera. Il problema era in quarantena, è che io avevo... casa sua praticamente, cioè, era anche lui. Anche lui era in quarantena a casa sua. Il problema è che c'avevo il cane che ha visto sta bestia e ha detto: che roba è, una roba così io non l'ho mai vista. Allora era indecisa se andarle vicino per annusare, eccetera. Allora ognuno è rientrato a casa propria. E poi appunto ammetto, ho un altro animale che tengo, sono costretto a tenerlo qua, perché se va in giro combina sempre guai, eccetera. Però non so adesso esattamente, perché quando non si sente niente è preoccupante. Allora io gli ho messo il collo un campanaccio, e quando si sente il campanaccio è perché sta succedendo qualche cosa, insomma si sta girando. Eccolo. Non so se si sta facendo qualche casino. Una pecora, cosa hai preso? Una pecora. Guarda, non lo so. Vai a vedere, Guido. Tranquillo, non ti preoccupare. Ti aspetto. Vai tranquillo. Ti sei preso una pecora. Si è messo una pecora in casa. Ma io a questo punto approfitto. Vabbè, adesso anche il campanaccio mi ha messo, ma io non lo so, guarda che roba, vabbè, ma se io me lo tolgo, lo lascio qua, ecco, fatto così. Ma questa è la stanza di Guido, guarda che bella stanza che c'ha, ecco. Vabbè, io poi devo andare da Cinghi, il cinghialetto qua fuori, che ci divertiamo un po', insomma, ecco, cosa fai? Chi sei? Senti, scusa, cosa? Tu con le mani nel sacchetto. Bene, cosa mangi? Lupo! Allunga sta mano, allora, dammi un po'. Eri tu l'animale. Scusa. Ma... Lupo! Lupo, sei tu? Sì. Lucio, sì. Lupo. Ecco, cosa fai lì? No, cosa fai lì? Cosa fai? Guarda, non lo so, perché tu sei fermo e tutte le volte ti blocchi e io ti guardo. E anche tu ti blocchi, brutta bestia, no? Allora, io stavo mangiando, hai capito? Approfittando che Guido non c'era, allora eri tu l'animale di così che creava disordini in casa di Guido. Allora, no, stiamo tranquilli che animali sono gli altri, va bene? Io sono un fiero feroce lupo delle fiamme, sono Lupo Lucio, non so se mi spiego. Lupo Lucio, chi è? Sì. Ah no, sono io che mi sono chiamato da solo ogni tanto. Eccoci. Allora, quindi, poi, io non faccio male. Senti, tu sei scappato dal Fantabosco, ti hanno portato via. Com'è sta storia? Ecco, no, guarda, è che Guido ha detto: guarda, vieni qui, perché adesso con questa storia che non si può più uscire, cioè, ti tengo con me a casa, e quindi mi ha detto che da Fantabosco ti porto a casa mia. E il problema è che però non mi lascia per fare niente, non posso uscire, non posso andare a mangiare, mi dà da mangiare lui, robe sue, però insomma, che non è che sappia cucinare così bene, E quindi adesso sono qui così, ecco che aspetto che poi si possa uscire di nuovo, perché è meglio stare a casa, questo sia chiaro per tutti, mi raccomando. Sì. Senti, quindi non ti diverti, ti stai annoiando. Bah!
quando adesso, no, per fortuna l'altro giorno è arrivato qua Cinghi, che è questo mio amico, questo cinghiale nero, va bello, vero grosso, cicciottello. Ero indeciso se papparmelo o no, lui ha detto: ma cosa fai? Cosa papi? Siamo tu qua e io almeno ci mettiamo a giocare, insomma, facciamo un po' di buche in giardino, poi arriva Guido che si arrabbia, che bisogna riempire di nuovo le buche. E poi ce ne andiamo un po' in giro, insomma, insomma. Così si passa il tempo, ecco, come si può. Lupo. Allora, il Fantabosco, quindi anche lui ha questo problema legato al coronavirus. Cosa è successo? Hai avuto sentore? Hai avuto qualche colpo di tosse? Hai avuto problemi? Ma guarda, problemi noi ne abbiamo tutti i giorni, perché qua bisogna prendere pranzo, cena, colazione, merenda, ma a parte questi problemi qua, l'unico problema di corona che c'è al Fantabosco è Quercia, bravo, 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 solo che però mi sgrida sempre, eccetera, quindi ecco, che corona di che? Cosa hai detto? Ma, non so. Senti, volevo sapere una cosa, all'interno, cioè vabbè, ovviamente ci saranno stati dei controlli, ma sei stato tamponato? Sei stato tamponato? Da chi? No, guarda. No, dico, cioè... Tu eri al Fantabosco, stavi andando al Fantabosco, ti hanno tamponato? Ma io ci vado a piedi al Fantabosco, mica c'ho la macchina, guarda che corro veloce, no. Io. Guarda, l'unica che si muove su un mezzo particolare è Strega Varana che è sulla scopa, Lupo, che può svolazzare qua e là. Ma c'è tamponato, ma mica ci sono le macchine, non parlavo di quel tamponamento, no, non hai capito, non parlavo di quel tamponamento, volevo sapere se era tutto regolare, se tutti gli amici che hai solitamente con te, tutti i vari, guarda, dare quercia alle varie streghe o fatine del, tutto a posto, nel senso tutto regolare. Guarda, sì, anche perché quando parli non capisco nemmeno quello che dici, perché da noi il Fantabosco è tutto regolare, tutto regolare. Sì. Come no? Sì, te lo dico io che tutto regolare il Fantabosco, Mamma Lupa, Tutto a posto. Io ti vedo scattante, nel senso buono del termine, nel senso che ti vedo un po' a scatti, però forse fa parte un po' della connessione, sai che noi siamo su internet, tu sai cos'è dove internet, siamo? Immagino. No. Non lo so. Internet, non so, guarda, è che io passavo di qua per caso, e prima c'era Guido che è uscito adesso perché pensava che gli stessi facendo qualche danno in cucina, e ho visto qua tutto acceso, non capisco niente, ti vedo che sei scattante anche tu, però non che sei veloce, proprio scatti, vai a scatti e non so proprio, ma vabbè, sì. Senti, l'importante è che non fai danni. Ecco, cioè, adesso non sei nemmeno scattante. Di altro che ordinato, è tutto ordinato, Guido. Allora non vorrei che tu facessi dei danni a casa sua. Comportati bene, Comportati bene, ma per chi mi hai preso? Oh, io sono fiero, io sono un po' delle fiabe, io sono ordinatissimo, le ossa si mettono da una parte, si mangia prima tutta la ciccia, poi si fa la tana, si va a dormire nella propria tana, eccetera, e poi, guarda, che facciamo, cos'è facciamo questa? Così. Questa qua che cos'è? Stai fermo, non toccare niente. Non toccare? No, Lupo, no, Guido ti sta toccando la roba. Non sto facendo mica niente di male. Sta toccando il computer. Guido ti sta toccando il computer. Ho capito, Guido, ma fatti Lupo. No, Lupo, okay. non toccare niente, Lupo. Ma sai cosa ti dico? Non fare danni. Ma per favore. Ma che per favore? Per favore? Per favore lo dico io. Dai. No, stai zitto, sai cosa faccio? Vado da Cinghi che andiamo a divertirci un attimo. Guarda, anzi, zitto, carino Guido. Guido, guarda che ti stava toccando. Guido, ecco.
Occhio che ti stava toccando il computer. Ho visto che Basta, basta, pacioccavano, non so bene. basta. Guarda, ha toccato con... Ma È non so pieno di cosa ha pelo. fatto, era lì che smanettava, non ho idea. Porta pazienza. Guido, io pensavo avessi una pecora, ho sentito una campana, invece no, non Certo, era una pecora, era questa qua Lucio. no. E certo, gliel'ho dovuta mettere al collo per sentire dove va. Cioè, ma capisci perché io ogni tanto No. devo andare al supermercato, andare a comprare roba da mangiare. Questo qui mangia, mangia, e anche tanto, devo dire. Vabbè, Lo guarda, non mi immagino, fa lo immagino. parlare. Cioè, se io non ti invidio, ti dico la verità, non ti invidio, è vero? Nemmeno io. Allora, senti, Esatto. allora, in questo caso si capisce perché io e te ci siamo ritrovati in un camerino della RAI di Via Verdi e a questo punto cercavo di farti calzare delle scarpe in lattice, cercavo di darti l'opportunità di trasformarti in Lupo Lucio, è vero? Esatto, tu mi hai fatto Esatto. le zampe del Le lupo. zampe, E quando, le sì, zampe. e quando le ho viste e ho visto chi le aveva fatte, ho detto, ma guarda i casi della vita, i casi della I casi, vita. come si dice, io in quel momento sono riuscito a farti le scarpe, come si dice, nel senso buono del Sì, termine. hai fatto le Ecco, scarpe nel esatto. personaggio Sì. Lupo Lucio che ti è esploso nelle braghe praticamente, cioè ti è esploso addosso e ti sta portando avanti, anzi hai portato avanti per quanti anni? Ma guarda, io ho iniziato, la televisione è iniziata nel 1999, da settembre in avanti, e io lì facevo le voci fuori campo, cioè inventavo le voci di altri personaggi che non erano reali. Dal 2000 io ho iniziato a Davi fare il lupo. la voce, Guido, davi la voce anche se non sbaglio a quel cos'era, una scatoletta, una cosa Era parlante, cos'era? Io ricordo. No, scatoletta, scusa. era, scusa, una radio gufo, che era una Ecco. radio fatta in forma di gufo con gli occhialini, e io facevo, allora, le notizie del Fantamosco, e davo le notizie del Fantamosco. E poi appunto ho iniziato a fare il lupo dal 2000, e in video, cioè con le riprese della Rai fino al 2015, e adesso stanno dando le repliche in televisione. Posso dire però che a tutt'oggi, fino a quando si poteva andare in giro, io ogni tanto venivo chiamato, come ancora adesso, come personaggio del lupo, per fare degli spettacoli in giro. E devo dire che c'è ancora adesso un riscontro non indifferente. Beh, ti dico E quindi. soltanto una cosa, a testimonianza di questa tua attività come lupo, io ho fatto a distanza di 12 anni il secondo paio di fettoni di Lupo Lucio e ho scoperto, a parte di aver fatto delle macchine da guerra, perché una scarpa di scena che duri 12 anni è perché l'ha fatto il calzaturificio di Varese, nel senso, cioè veramente una roba. Ho usato dei materiali, è vero? Per me aveva fatte Livio Girivetto, che è il calzaturificio A di parte Varese. quello, esatto. Dopo 12 anni, quando la produzione mi ha chiesto nuovamente le scarpe, e io da buon artigiano ho mantenuto gli stampi in magazzino con la tua fotografia così, con una specie di vestitino anni 30, sai, quei costumini così, per ricordare questo momento romantico storico, ho ritirato fuori questi stampi e ho rifatto delle scarpe. Ovviamente ho detto alla diciamo costumeria che avrebbero una sorta di autodistruzione, cioè nel senso che di non sperare che quelle scarpe avessero prodotto per altri diciamo 12 anni attività, perché se no io come scenografo avrei potuto morire di fame, ma ai tempi si lavorava bene e quindi niente. Le scarpe hanno ripreso vita, ma riguardando le scarpe vecchie, cioè,
mi è stato detto: guarda, che comunque le teniamo di scorta quelle vecchie perché vanno ancora benissimo. Allora, questo vuol dire che tu hai fatto molti chilometri ed è garantito dal fatto che hai curato tutte le regie degli spettacoli teatrali. Lupo Lucio è andato a fare convention piuttosto che incontri, piuttosto che hai fatto veramente i chilometri con questo personaggio, però bene o male è un personaggio che ti ha portato fortuna grazie al fatto che i bambini ti hanno amato. E concludo questa cosa qui dicendo che io ho degli amici che mi hanno fatto amico perché sapevano che ero tuo amico, nel senso, quando hanno scoperto che io conoscevo Lupo Lucio, ho praticamente preso dei punti e questo fa sì che così, sono Va molto bene, allora guarda, orgoglioso di essere tuo amico, ecco. ma io sono esterrefatto, per carità, e poi contentissimo, quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Livio che sono in questo momento alla visione di questo video, di questi due pazzi scriteriati, e anche abbastanza demodeb, mentalmente, insomma, deboli, io parlo per me, mentalmente debole. Io vi saluto e ringrazio tutti, non so cosa dire, ma è che, vedi Livio, adesso non vorrei sembrarti maleducato, è che tra poco io dovrei poi andare a fare una cosa importante. Se, quindi, Devi andare, vabbè, io non voglio disturbarti più di tanto. no, non Guido, sapevo come dire, scusami, ma. no, vabbè, ti ho interrotto magari in una cosa fondamentale. Avevi Sì, no, una no, repellenza. sì, è una cosa che va fatta assolutamente. Guarda, perché devo andare a Un buttare l'umido. problema di pro a buttare l'umido. Sì, devo andare a buttare l'umido. Vengo anch'io? Non si può, no, non si può, mi spiace, non si può. Non No, si no, no, può, non si no. può. Vabbè, Guido, Sì, ti lascio ecco, scappare, ti lascio va scappare. bene. A presto. Oh, a Ciao, Guido. prestissimo, Livio. Non lasciamo passare altri 30 anni, insomma, facciamo in fretta, vediamoci di nuovo magari a Milano, non lo so, è un augurio. Dai, in qualche corridoio, in qualche corridoio, va bene? Dai, Perfetto. ciao Guido, Ciao ragazzi, grazie, grazie. alla Ciao. prossima, ciao, 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 Ciao. Devo andare l'umido, ciao. ciao, ciao, ciao.